patapum paf tra katam pa la la kikiti tiribi. Sabatail. Sabato. Ma tail come coda o tail come... Ma l'importante è che lo dici, che lo senti dentro e fino a dove arrivo, attenzione. Oggi dobbiamo raccontare una bella storia, o perlomeno si spera che sia bella. Abbiamo... i dadi marroni, i dadi viola e quelli verdi. Abbiamo messo su un'impresa di dadi, sono questi, li trovate in basso, in descritz. E vediamo che cazzo ci esce, che dite? Eh? Sì, sono tre tipologie diverse: Primal, Fantasia e gli Story Cubes normali. Story Cubes normali. Non vogliamo iniziare ponendoci un obiettivo tipo 500.000 dollari? Ah no, l'obiettivo di oggi è uccidere tutti. No, è l'obiettivo che abbiamo sempre. L'obiettivo di oggi è creare una storia. Che da principio sia un po' amara. Un po' amara. Che poi diventi divertente. Vai, tira. Abbi fiducia in te. Tipo un arrosto, un porco arrosto sul... Un porco arrosto. Sul giro arrosto. Un porco arrosto. Filippo, il maialino più carino dell'Aia, se ne stava sul suo giro arrosto e pensava... In questo freddo gennaio si sta veramente bene con un palo nel culo che mi esce dalla bocca. Questa è un po' amara, non divertente. È amara. Beh, parli di pari... Aspetta, non è ancora arrivato il momento amaro. Tu non parli di pari nel culo, mi scateni l'arità. No, allora è amara perché adesso ci arrivo. Mentre Filippo sta lì che gira, 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 a un certo punto si avvicina a lui il figlio del fattore, Giacomino, di soli 5 anni, e affamato inizia a mangiare dei pezzi del povero Filippo che sta lì buono, per carità, buono, ma non ancora del tutto cotto, perché sta ancora in cottura. Come ben sai, gli animali non cotti potrebbero avere dei problemi di parassiti. Ed è così che Giacomino si ammala perché piglia un parassita suino e finisce a letto ammalato con vomito, diarrea, inappetenza, pallore, nausea, insomma tutti questi sintomi tipici, ed è in pericolo di vita, che il fattore dice dobbiamo proprio chiamare il medico. È una tragedia, eh? Ho capito, ma è una tragedia, ma come si fa a muovere un palo su per il culo? Che stai a dire? Filippo è il maiale, Giacomino è il figlio del fattore. E c'è il palo su per il culo? No, il maiale. Filippo ha il palo su nel culo, Giacomino mangia il maiale, si ammala perché prende un parassita suino, e il babbo di Giacomino chiama un dottore. Cosa c'è che non ti torna? Un po' tutto. Il tuo cervello ha fatto un mescolo, dovete capire una cosa. Giacomino è morto. Allora, Redez c'ha la mania della lettura veloce, ha sentito sto mito della lettura veloce. Tu leggi un capitolo e poi decidi tu che cazzo è. Ha mangiato Giuseppe. Filippo il maiale. Il maiale. Chi è il protagonista? Filippo? Dobbiamo ancora dire Filippo il maiale. Giacomino sta male. Il fattore sta chiamando il dottore. Giacomino sta male. Nel frattempo Filippo sta ancora cuocendo magari. Ma Filippo pensa. Filippo pensa o è morto? Stava cuocendo. No, perché tu hai iniziato dicendo Filippo girava sul girarrosso e diceva che bella giornata. E mi hai mandato completamente fuori asse tutto quanto quello che stavo pensando. Ho descritto la cosa. Appena visto che dal buio si può fare l'elettricità, è andata un po' fuori senso. Quindi andrà tutta così questa storia. Quindi è morto Filippo oppure se la sta godendo con un bar in culo? Ma decidi tu se è cotto o non è cotto. Noi l'abbiamo lasciato che era crudo, perciò il piccolo Giacomino ha beccato dei parassiti intestinali. Sarà un gioco molto difficile, complicato. Una tagliola. Una tagliola. Giacomino sta male, povero porco di merda. Sta male e lo mette, il fattore lo mette a letto, un letto fatto di paglia sotto, e poi gli mette una copertina in pile, perché non si sa mai, sai, ad agosto comunque il venticello tira. Arriva il buon Gianfranco. Gianfranco è il dottore di zona. Sembra essere un veterinario, in realtà è uno spacciatore di cocaina molto conosciuto dall'FBI e dalla CIA, però lì in quella piccola cittadina molto molto rurale
tutti lo spacciavano, sapevano che fosse il dottore di zona. Aggiustava un po' tutto. Però sembra un veterinario. Aggiustava tutti con sta polverina bianca. Come distingui un dottore normale e un veterinario? C'hanno tutti e due il camice, non... Uno aggiusta quelli che stanno a quattro zampe, l'altro quelli che stanno a quattro. Vabbè, comunque sono molto simili, no? E allora dicono, questo Gianfranco dice, fammi vedere che cosa ha questo maialino, lo curo io. Non è il maialino, è il bambino che sta male, Giacomino. Giacomino è il maialino, non è Filippo, io non ci so capire più. Giacomino è il figlio del fattore, ha mangiato, e quindi sta a letto, gli dice, non ti preoccupare, caro amico mio, te lo faccio riprendere io. Gli dà sta polverina da sniffare, il bambino a un certo punto spalanga gli occhi e comincia a viaggiarsela malissimo. E guarda un po', arriva in un bosco, perché lui sta viaggiando con la testa, arriva in un bosco dove trova un orso incastrato in una tagliola. Ah! Qui abbiamo pure... La tagliola. La tagliola, Una mazza chiodata. Vabbè, tanto stai nel sogno. Durante il suo svarione, Giacomino si trova al cospetto di questo orso e chiede: signor orso, ti fa tanto male quella tagliola? L'orso fa: no, figurati, sono io che ci ho messo il piede dentro. Poi l'ho stretta proprio io perché mi piace averci i tendini tutti lacerati con il sangue che cola e cola. Mi piace tantissimo. Va bene, vabbè, allora ti lascio lì, divertiti. Scherzavo, bambino, scherzavo. Noi orsi pecchiamo di eccessivo sarcasmo. Volevo chiederti una mano, mi aiuteresti a togliere questa tagliola? E Giacomino fa: guardi, signor orso, io non sono neanche sicuro che lei sia reale. E il fatto è che il dottore prima mi ha dato una cosa, l'ho tirata su con il naso, da quel momento non mi sento di essere proprio lucido. Già il fatto che lei stia parlando in perfetto italiano mi ha un po' insospettito. Credo che non sia una situazione reale, quindi credo di essere al sicuro, non rischio la vita ad avvicinarmi a lei. Si avvicina a questa tagliola e ovviamente nel suo svarione Giacomino è molto molto forte, apre così la tagliola e libera l'orso, che però nel frattempo sta continuando a perdere sangue, c'ha tutta la caviglia devastata. Nei film ti fanno vedere che quando tu liberi un animale lui se ne va libero e tranquillo per la foresta, in realtà poi c'è una ferita che sanguina e l'orso fa: vabbè, ti ringrazio di avermi liberato questo piede, adesso sento che il tuo trip sta per svanire, quindi dobbiamo fare subito. Ti inculo subito dietro un albero. Giacomino però, che nel suo trip, prende la mazza ferrata che genera così nelle sue mani e la dà diverse volte sulla testa dell'orso, scamazzandolo al suolo. Finito il trip, il bambino si rende conto di non avere più il parassita intestinale, perché la cocaina brucia i parassiti, lo sappiamo tutti, infatti tutti quelli che si fanno di coca non si ammalano mai. No. Giusto? Pubblicità progresso YouTube, non ci censurare, per favore. Insomma, si sveglia e si rende conto di due cose. Sta molto bene, perché il parassita è andato via, e due, gli piace molto uccidere, possibilmente con gli oggetti contundenti pesanti. Oh, finalmente abbiamo creato il nostro piccolo serial killer. Che è un pallottoliere. Nabaco. Ma che cazzo. Giacomino, quindi, riprende un attimo la sua vitalità e attraverso questo sogno, questo svarione, capisce che, uno, quella polverina è molto buona, due, che deve imparare ad uccidere, perché gli dà un'estrema soddisfazione. Così, in una fattoria, cosa vuoi fare? Non inizi dall'orso, quello è, diciamo, l'ultimo livello. Prendi i piccoli coniglietti, lui, Giacomino, va, esce, nella fattoria, va nella gabbia dei conigli, prende quello più piccolo, più tenerello, lo accarezza, leggero, ma come sei bello, così bianco, questi occhi così rossi, e gli spezza il collo, e dice, però c'è molta... Coniglio. Prende un altro coniglietto, e quanto sei bello, e gli spezza il collo, Vabbè, devo cominciare a prendere i conti. Così prende il suo abaco, perché Giacomino, abbiamo detto, ma c'ha 5 anni e mezzo. Prende l'abaco e comincia a contare i morti. 5 anni e mezzo sanno contare. Quindi lei dice 1 e mette. Insomma, arrivato a 157 conigli morti, il padre si chiede un po' che cazzo abbia questo bambino. Così arriva, spalanga la porta, vede tutti questi conigli morti e fa: Giacomino, che cosa hai fatto? Ah, proprio. Però...
La ruota per Crici. Ma c'entrano un cazzo da più di più. Giacomino fa: niente papà, c'avevo voglia di farmi il coniglio alla cacciatora. E papà fa: sì, ma 157 conigli. Quanto coniglio alla cacciatora? Volevo mettere sulla sagra. Fa il bambino. E quindi nella fattoria organizzano la bellissima sagra del coniglio alla cacciatora, che tra l'altro è un rientro economico non indifferente per il fattore che fino ad allora aveva allevato conigli solo per chiavarseli. Grazie alla sagra del coniglio alla cacciatora, alla fattoria arrivano un sacco di persone dal villaggio e Giacomino inizia a fissarle tutte, immaginando il momento in cui sarà così esperto di ammazzamenti da dare colpi in testa anche a persone vere. Mentre si aggira tra la folla, vede che in questa sagra del coniglio alla cacciatora sono arrivate anche altre personaggi da scroccare un po' di visibilità, fra tutti quello che vende gli animaletti, i pescetti rossi già morti che però galleggiano perché dentro hanno tipo una riserva d'aria che li tiene così a metà nella boccia, e questo qui c'ha pure un cricetino che va sulla ruota. Giacomino guarda quell'animale e pensa: però non è come i miei conigli, lui è un animaletto molto più piccolo, molto più tenero, forse dovrei fare pratica su di lui per poi passare ad animali più grandi. I conigli della mia fattoria comunque sono commestibili e comunque c'è una certa etica dentro la loro uccisione, invece uccidere un criceto sarebbe proprio ingiustificato. Inizio proprio dal criceto. Compra questo criceto, che purtroppo è un criceto russo, la razza più aggressiva di criceto che ci sia in circolazione. Giacomino porta il cricetino nella sua stanza e lo osserva mentre corre su questa ruota. Quando il criceto si è stancato tantissimo, perché ormai ha corso per ore e ore e ore, Giacomino pensa che sia il momento giusto per ucciderlo di sorpresa. Apre piano piano la gabbietta, ma il criceto schizza fuori come un missile, inizia ad attaccare Giacomino e la colluttazione dura per ore. Sulle pareti della stanza ci sono schizzi di sangue, i criceti russi sono terrificanti, schizzi di sangue e un sacco di cacatine nere dappertutto. Sul pavimento è pieno di cacatine e sangue, sangue e cacatine. Insomma, il combattimento termina alla pari, con Giacomino che ha tutto l'addome aperto con le budella esposte e il criceto che non ha più un occhio, gli sono stati spezzati tutti e due i denti davanti, il che porterebbe il fattore ad abusarne anche oralmente. Il fattore c'ha un po' questa cosa con i roditori, proprio non resiste. Ridotti così male il criceto e Giacomino, sentono di avere qualcosa in comune, cioè la voglia di uccidere, la voglia di far male al mondo, e formano una squadra, i simpatici killer di campagna. Ci sta. Giusto? Ha senso. Ci sta. Una strada verso un castello, un faro. Sì, sembrerebbe la strada verso... Il faro. Sì, un faro. Giacomino quindi prende in simpatia questo criceto che l'aveva veramente colpito nel profondo, oltre che in faccia diverse volte. Insomma, Giacomino cerca di dargli un nome a questo criceto, e il criceto, che non aveva mai parlato, dice: da svidania. Essendo russo, parla soltanto russo. Così inizia questa bellissima amicizia con uno scopo, quello di arrivare a uccidere una persona. Allora Giacomino e Dasvidania fanno un bel giro in campagna, vedono un attimino, osservano la situazione, però poi pensano, no? Riflettono insieme. Giacomino pensa, lui invece il criceto agisce direttamente, no? Quello che dice lui fa, insomma, e dice: guarda che bella gallina, lui ha già ammazzato il criceto, guarda che bel gattino, boom, subito, è un criceto killer di quelli professionisti. Dice: però non possiamo continuare a ammazzare gente, più che altro animali, vicino alla nostra fattoria, perché diventa troppo sospetto, dobbiamo spingerci più in là. Proprio Giacomino, che aveva fatto 7 anni e mezzo, va dal papà: papà, io vado in città a cercare fortuna. Il papà, che era avvezzo, perché era il 61esimo figlio che faceva in campagna ed erano tutti quanti andati a cercare fortuna, nessuno più tornato, però era andato a cercare fortuna. E dice Giacomino: vai figlio mio, eccoti un fagottino, ti metto dentro un pezzo di pane e una cipolla, vai e conquista il mondo. Giacomino però si prende il suo inseparabile amico e si incamminano, e mentre camminano dobbiamo trovare una persona che sia più possibile lontana dalla civiltà, dobbiamo trovare questa persona che sia sola e in qualche modo attaccabile.
Così Giacomino, che aveva letto, cioè aveva pure l'hobby della passione, aveva... Cioè aveva l'hobby della passione. Cioè aveva la passione. L'hobby e la passione della lettura dei libri, aveva letto Quel guardiano su quel faro, che è un libro per bambini dove c'è sta questo guardiano che l'unica cosa che fa all'interno di sto faro da solo è cambiare le lampadine, si fulmino di continuo. È un libro per bambini, ci sono solo le figure di questa lampadina che viene cambiata di volta in volta. Ora, quindi si accende appunto la lampadina e dice: cazzo, ma dobbiamo trovare un faro. Così si incamminano verso il bordo di un dirupo che dà sul mare. Si fanno osservare, vedono un faro in lontananza. Cammina che ti camminano, arriva al faro. Comincia a scrutare la situazione, vede che effettivamente c'è un signore anziano a barba lunga, cammina a stento col bastone, che sta mettendo a posto lì fuori una panchina proprio al di sotto di questo grande faro. Bene, siamo arrivati al mare. A 7 anni e mezzo ormai. Questo che cazzo è? Alberi in una palude. Bene. Alberi. Giacomino e il suo criceto russo si avvicinano al vecchietto e tentano di circuirlo. Innanzitutto attaccano bottone con le solite chiacchiere che si fanno con gli anziani. Scusi, ma ai suoi tempi, ma com'era questa zona? Ah, ai miei tempi qui non c'era tutto sto bel mare, non c'era sta spiaggia meravigliosa. Ai miei tempi c'era una palude, c'erano gli alligatori, le zanzare, quelle letali, quelle della malaria, erano altri tempi, voi non potete capire, voi adesso siete viziati, avete la spiaggia, avete tutte queste cose, però io mi sono portato, da quando ero bambino, un vasetto pieno di acqua di palude con qualche zanzara fracica dentro. E questo vecchietto c'ha questo barattolino molto interessante con le zanzare della malaria, con il fango di una palude di 60 anni prima, e Giacomino pensa: Criceto, noi dovremmo uccidere sto vecchietto, ma se invece gli rubassimo quel vasetto lì e lo versassimo nella salsa di un McDonald's, ma immagina quante vittime potremmo fare. E Criceto va: sì, d'accordo, però non ho capito perché il vecchio deve rimanere vivo. A quel punto uccidono il vecchietto soffocandolo, come si soffoca un vecchietto normalmente. Niente, lo mettono a testa in giù. Il sangue va lentamente alla testa, il vecchietto non ci capisce più niente e muore soffocato. È un modo dolce di uccidere un vecchietto, provateci, io lo faccio a cadenza settimanale. Comunque sia, uccidono il vecchietto, gli rubano questo intruglio, quest'acqua di palude, e vanno veramente in città, ma non a cercare fortuna, a cercare McDonald's. Si fanno assumere da McDonald's, portano le referenze, uno è un criceto, uno è un bambino di 7 anni, li prendono al volo. Giusto. Ciao amici del McDonald's. No, la verità è che noi siamo molto vicini a voi, sappiamo che avete a che fare con persone orribili, ecco perché il mondo vi tratta male, perché sappiamo che avete a che fare con persone orribili che fanno ordinazioni sbagliate e danno la colpa a voi, per questo lo so, perché anch'io ho fatto delle ordinazioni. Lasciamo perdere, io comunque mangio anche quando sbaglio le ordinazioni. Invece di ordinare il Big Crispy McBacon Burger, ordino il Big Crispy Burger McBacon, che sono due cose completamente diverse, e poi me la pio in culo. Comunque sia, vanno da McDonald's, si fanno assumere, e il criceto l'ha detto alle fritture, sta lì con le patatine, le alette di pollo, tutte queste cose, mentre Giacomino mi ha detto proprio al grill e sta lì che fa gli hamburger. Nessuno gli ha detto alle salse. Cazzo, come facciamo adesso a sabotare le salse? E qui il criceto c'ha l'idea geniale, cioè mettiamo l'acqua di palude nell'olio della frittura. Quando l'acqua di palude tocca l'olio della frittura del McDonald's... Perché l'ho fatto? Non lo fate a casa, non lo fate, no acqua e olio fritto. No. Quando l'acqua della palude tocca l'olio di McDonald's, l'universo così come lo conosciamo cambia, diciamo si dimezza proprio, perché implode su se stesso, si genera un buco nero e muore proprio metà dell'universo. La cosa fa estremamente piacere a Thanos, perché lui non chiedeva altro, però in realtà Giacomino e il criceto sentono che qualcosa non va. Loro non erano alla ricerca di un'eliminazione così sterile e fredda degli esseri viventi, loro erano alla ricerca di un'eliminazione più
più fisica, più corporea, più coinvolgente. E allora si mettono in giro, così tanto ormai l'universo è a metà, quindi c'è meno da cercare, si mettono alla ricerca di una vittima più soddisfacente e guardano, così su un cartellone, che in città arriverà la donna più grande del mondo. Una donna alta 3,10 m, del peso di 250 kg. La donna più grande del mondo aveva un solo occhio. Gli amici la chiamavano Ciclopa e alcuni sbagliavano, ci mettevano anche altre consonanti davanti. Comunque, questa ragazzona un po' in forma, giustamente, andava in giro per il mondo e attraeva il pubblico. Il pubblico un po' strano, perché se tu vai a vedere una donna, c'ha un occhio solo ed è abbastanza gra 3 metri, 250 kg, 200 kg, insomma, sei in forma, cioè fisicamente in forma. Sì, stai bene. 250 kg, 3 metri. Sei in carne, ma comunque. Sei in carne, ma stai quasi bene. Insomma, poi le ossa, ovviamente ci vuole una struttura ossea più grande. Quindi è una bella donna, c'era questo problema, che c'era questo occhio solo, però lo copriva bene col ciuffo. Quindi sempre. Non vedeva un cazzo. Era molto grande. Vedeva a metà, come se voi pannassi un occhio e poi l'altra metà a metà, quindi ci vedeva quasi in cazzo. Ad ogni modo arriva in questa struttura che è la hall di un grande albergo, perché lei è ricchissima, giustamente si faceva vedere in giro, ma tutti pagavano per vederla, e il nostro Giacomino e il Criceto da Svidania, che stava lì a bere vodka tutto il giorno, arrivano e sanno esattamente dove sta, perché si erano documentati. Quindi decidono di avere finalmente la loro rivalsa sul mondo, su quella metà di mondo che era imploso, ma su di lei, sulla donna più grande del mondo. Ok, arrivano nella hall dell'albergo e vanno vicino a concierge Sergio, gli chiedono: senti, com'è, sai, noi siamo molto molto fan di questa donna, vorremmo farci fare un autografo, ci dici dove sta, come sta? Ma sai, Sergio dice, non lo posso dire, questione di privacy. Gli allungano un gentone sotto banco e Sergio gli dice: guarda, quarto piano, seconda stanza a destra. Quindi sanno già dove sta, si travestono con i migliori film d'azione, il nostro Giacomino ne aveva visti tanti nel viaggio, e soprattutto al McDonald's quando le ore in buio. E buca, si travestono da fattorino, uno portava le valigie, l'altro faceva il cameriere, e vanno a bussare alla donna. Ovviamente si portano con loro anche una buona dose di lassativo per cavalli. Volevano fare in modo che lei fosse disarmata in ogni modo, per buttarla poi nel cesso e lì operare i loro sporchi inciuci malefici. In ogni modo, vanno, portano da mangiare, la donna ci mette un secondo e mezzo a mangiare un tacchino, è vero, però 5 secondi più tardi è al cesso, e dal cesso arrivano strani, stranissimi rumori. Giacomino e il Criceto dicono: cazzo, siamo arrivati, finalmente è il nostro momento, ce l'abbiamo fatta. Come agiamo? Si guardano, allora... Io inizierei giustamente tagliandole un braccio e facendole perdere del sangue, ma poi col sangue sai com'è, è difficile, perché comincia a perdere sangue, poi esce, metti che lo vede qualcuno che passa fuori dalla stanza, hai ragione, mettiamola in vasca e dalla vasca poi col sangue la affoghiamo lentamente, ah bello, però sai comunque sia, poi se metti che si muove sporca tutto, a me piace fare le cose pulite, insomma perdono buoni tre quarti d'ora a capire come ucciderla, ma nel mentre la donna esce dalla porta perché sente delle voci fuori dal bagno, spalanga la porta e dalla porta esce una puzza di merda che stende i due protagonisti. Sempre con la merda alla fine. Una fontana. Giacomino e il Criceto, svenuti, vengono raccolti dalla donna, che per il momento non sospetta di loro, li poggia sul letto e così dà degli schiaffetti sul viso per farli svegliare, solo che lei ha la mano di 90 cm e causa un coma a tutti e due. E due vanno in coma. A quel punto la donna chiama un medico e fa: dottore, dottore, perché questi due non si svegliano? Che cosa è successo? Il dottore le chiede: ma lei ha fatto qualcosa? Gli ha dato qualcosa? No, ha dato degli schiaffetti.
Ma schiaffetti come, signora? Li ha dati forte? No, no, ho fatto così. Dà uno schiaffetto anche al dottore che va in coma. Eppure lui. A quel punto chiamano un altro dottore per curare il dottore. La donna a tutti fa vedere l'entità dello schiaffetto e quando si è fatto un malloppo di dottori alto così, arrivano a chiamare anche Gianfranco, il dottore di campagna, perché in città sono finiti tutti i dottori. Gianfranco, il dottore di campagna, si reca sul posto e vede la tonnellata di dottori, vede il bambino, vede il criceto e fa: ah, ma io conosco questo bambino, il roditore no, no, non l'ho mai visto. Forse un amico del fattore, perché so che insomma con i roditori c'è questa cosa. Adesso li riporto alla fattoria. Grazie mille, donna enorme. La donna enorme fa: ma si figuri, dottore, le devo qualcosa per la visita. Il dottore fa: ma batta il 5. Quando il dottore esce dall'ospedale con il gesso, riporta a casa il bambino e il criceto. E siccome entrambi sono stanchi, sporchi per questo viaggio che hanno fatto, gli dà una sciacquata così nella fontana dell'Aia, così. E mentre il criceto e il bambino sono così nell'acquetta tiepida della fontana, si risvegliano. A quel punto si risveglia anche Filippo, il maialino sullo spiedo, e si rende conto di aver sognato tutta questa storia. Davanti a lui c'è il figlio del fattore che lo guarda con occhi tristi, perché lui era il suo maialino domestico e il padre lo stava cucinando per sbaglio, dopo averlo pure inculato. Che tristezza. Porca puttana, che piangi. Ragazzi, hai visto, siamo finiti proprio divertenti. Buona serata, spero che vi riprendiate da questa brutta botta. Mi spiace per il maialino morto, inculato. E niente, noi ci vediamo il prossimo sabato. State attenti ai criceti russi, perché fanno male veramente. Ah, aggressivissimi. E all'acqua di palude, non mettete mai l'acqua. Vedete, queste storie sono anche educative. Non mettete mai l'acqua nell'olio bollente, soprattutto se è freschetta. Mai.